Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nel mio canale. Oggi vediamo come creare un alias in modo da poter, diciamo, tramite una scorciatoia lanciare dei comandi che sono abbastanza lunghi. Io, per esempio, vi porto il mio esempio: invece di andare ad aggiornare la distro tramite terminale digitando sempre sudo apt update e sudo apt upgrade, ho creato, e ora vediamo come fare, un alias all'interno di un file che si chiama il bashrc. Se state usando la bash, nel caso di Kali Linux che usa una zsh, andremo a configurare un file che si trova all'interno della home, che è nascosto, che si chiama zshrc. O vi dicevo prima, se utilizzate la bash, andate a configurare il file che si chiama bashrc, sempre nascosto, sempre col punto davanti. Apriamo il terminale. Ricordate di essere sempre nella home, in effetti sono nella home, do un ll, il file, scusate, ls-a, il file da configurare è questo qua, è il punto bash, questo è per la bash, questo è per la zsh, eccolo qua. Quindi sudo nano è l'editor di testo che mi permette di editare, diciamo, i file di testo da terminale, punto zshrc. Ovviamente prestate attenzione nella configurazione, anzi nell'editing, diciamo, di questo file, e dovete trovare la sezione riguardanti gli alias. Eccoli qua, per esempio io creo un alias, lo chiamo aggiornamento uguale, e ora ci vado a mettere effettivamente cosa deve fare. Alias, quindi il mio comando dovrà fare sudo a apt, sudo apt update, quindi concateniamo il file, il comando sudo apt upgrade, chiudiamo. Quindi abbiamo detto, quando io digito aggiornamento tu mi devi lanciare tutto questo comando. Quindi in maniera molto semplice, senza andare a digitare tutto il comando, tramite la parola aggiornamento, che è riconoscibile poi da terminale, quindi se fate agg e date il tab per l'autocompletamento, lui vi darà il comando aggiornamento. Quindi salviamo, control x, yes, scusate, rc, date invio, file name, punto zshrc, esatto, invio, writing, sto scrivendo, ok, ha salvato il file. Ora chiudo il terminale. Quindi nel momento in cui lo vado a riaprire, ha caricato il file rc, e vado a digitare aggiornamento. Vedete, riconosce con l'autocompletamento, io sto pigiando il tab, riconosce il comando e praticamente al lancio di questo comando mi deve aggiornare tutta la distro. Do invio e parte l'aggiornamento. Vabbè, ora non trova niente perché l'aggiornamento l'ho fatto meno di un'ora fa. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un bel like. Grazie ragazzi.